ma come padroni non la possono fermare, niente operai curvi di lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare. Nessuno, tutti o tutto o niente, è solo insieme che dobbiamo lottare, o i fucili o le catene, questa facciamo andare, facciamo andare. Ci resta da fare, compagni avanti per il partito. Va bene, compagni e compagne. Ecco, sulle note dell'inno di Potere Operaio cominciamo questa seconda parte sull'operaismo. Con quest'atto, diciamo così, com'è che si dice quello lì? Maravaldesco. Situazionista. No, Maravaldesco. Proprio, veramente. Vabbè, va in onda questa seconda puntata di Totò Peppino e l'operaismo. Dalla sede dei comunisti per Trump. Esatto. Ciao, mi sono dimenticato del simbolo. Posso pensare a tutto io? Vabbè. Comunque lei mi dovrebbe togliere una curiosità, perché stavo riflettendo adesso. In effetti, quando c'è qualcuno che pubblicamente, no, a nome della sua, diciamo, della sua compagine, gruppo, appartenenza, così, dichiara esplicitamente di avere propositi insurrezionali, parlando anche esplicitamente di armi da fuoco, mi chiedo effettivamente cosa si aspetta come reazione da parte dello Stato capitalista. Allora lei adesso fascista. Apre un capitolo che io non mi aspettavo. No, non però, è no. Però è una riflessione, è una curiosità, che ha una sua importanza. Sa perché? Perché, come si diceva una volta, il livello di repressione era tutto sommato commisurato alla forza in campo, nel senso che è vero, come si diceva una volta, che lo Stato ha il monopolio della violenza, però c'era una rivendicazione da parte di settori della società, come dire, di una specie di riappropriazione di questo monopolio, negazione di questo monopolio, perché il clima culturale, se parliamo in termini di egemonia, era diverso. Esatto. Oggi cosa succede? Oggi succede che adesso questo non è proprio possibile. No, vatti a fare una bella riduzione, autoriduzione, esatto, da qualche parte, vedi che ti succede. Allora, a quei tempi, noi che siamo anziani, ecco, perché lei è anziano, sì, io sono un po'... Chiariamolo. Era possibile fare, diciamo, discorsi pubblici nelle università, nelle piazze, dove si faceva esplicito riferimento alla violenza come arma politica, insomma, sì, come strumento politico. Come prassi rivoluzionaria. Però... occorre dire che, sempre ascoltando questo pregevole esempio di musica militante, occorre dire che però contemporaneamente c'è un forte riferimento al partito, nel senso che si dice sì, c'è un'insurrezione violenta che deve rovesciare un ordine ingiusto, eccetera, eccetera, ma questo viene fatto in nome e tramite il partito per conquistare il potere. Ecco, e questo è importante, allora, mi scusi, no, questo non è il secondario, è importante, anzi, però, ne parlavamo l'altra volta. Come lei sa, il partito di Potere Operaio si sciolse nel 1973, non lo so, a Rosolina, nel congresso a Rosolina,
Non si sciolse proprio perché il partito di potere operaio, il partito, cioè potere operaio era ritenuta diciamo una formazione politica, un tipo di aggregazione politica inadeguato alla realtà della fase e quindi si richiedeva un passaggio, un salto, insomma, a una fase diversa. Allora, poi Il questa partito prospettiva. però è sempre un tema presente, l'abbiamo visto con Tronti, no? Però appunto una prospettiva trontiana. Nella prospettiva trontiana. Nella prospettiva negriana non è che il partito sia Invece sì. escluso come possibilità. Ci fu a suo tempo, mi rimembro, una discussione che durò anni sul movimento e partito, coloro che erano per il partito, coloro che erano per il movimento, si apre la discussione fra romani e veneti, i volsci e autonomia operaia, il partito dell'autonomia, no, il movimento, insomma, fu Sì, una cosa che durò però forse due o tre alla fine anni. la prospettiva che ha prevalso è quella del partito, no. Ma non è proprio così. Diciamo che è un po' difficile adesso No. riportarmi Lo indietro. so, ma voglio Però dire. il partito, anche qui, anche rispetto all'autonomia proletaria, all'autonomia sociale, di quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, il partito comunque era una meta che diciamo non era immediata, cioè non era il partito che, come diceva Tronti, rappresentava la classe operaia e la poneva come soggetto al centro della prassi politica, ma credo di poter dire, insomma, che nel discorso negriano il partito fosse una specie di approdo, insomma, che comunque era comunque un approdo necessario. Non capisco, Però in ma effetti credevo. questa è una contraddizione, perché nel momento in Ma cui si nel. pone l'autonomia del sociale, no? Diciamo la ricerca di nuove soggettività e quindi diciamo il Un po' discorso di sul tè? no, grazie, il discorso Cannella? sul lavoro immateriale, il discorso sulle moltitudini, sul Non è che cognitariato. effettivamente non si sa quale spazio possa avere, per quanto uno possa stirarlo, il concetto di partito, davvero non si vede quale ruolo possa avere nessuno, diciamo la verità. Sì, questo sarebbe un bel interrogativo che Ma no, mi ma piacerebbe porlo a qualcuno che potrebbe a dare qualche qualcuno, risposta più di non noi. so, uno che passa, se per caso ne passa qualcuno che ne sa qualcosa, glielo chiederemo. Ma siccome abbiamo detto che l'altro giorno, perché nel continuo spazio temporale di questi video, non si sa, potrebbe essere stato mezz'ora fa o un anno fa, abbiamo parlato un po' così, diciamo, superficialmente, diciamo di un primo operaismo, no? Grosso modo quello di Tronti, sottolineando come dire, i punti di base, quelli radicali, quelli della rivoluzione copernicana, che pone. Quello del disvelamento del segreto della classe operaia, No, insomma. segreto del Del capitalismo, capitalismo, il scusi, segreto della del classe operaia capitalismo. rimane ancora chiuso in una busta dentro i sotterranei del Vaticano, il segreto della classe operaia. E oggi vorremmo, credo, ma non lo so, guardi, non ne ho la minima idea, potremmo parlare, come si potrebbe dire, ecco, noi potremmo usare per comodità il termine post-operaismo, ma devo dire che ha ragioni da vendere Negri quando dice no, ma quale operaismo, post-operaismo, cosa del genere? È sempre l'operaismo che poi abbia avuto diversi aspetti, diverse fasi, cosa del genere, però essenzialmente rimane quello. Ed effettivamente ha ragione, perché? No, è sempre il Perché paradigma dell'operaismo, esatto, il paradigma del fatto che il soggetto antagonista no? Il e in cosiddetto. maniera assolutamente autonoma è indipendente, determina, conforma e prefigura, provoca, crea, beh, insomma, il suo avversario, cioè il capitale. Il problema è proprio questo che qualcuno si è posto. Nel momento in cui c'è questa disseminazione del potere,
disseminazione del capitale, disseminazione anche del soggetto antagonista, lì a quel punto effettivamente questa contrapposizione diventa quasi, no, sfugge, cioè altro che amico nemico, forse più che altro, perché questo ovviamente è indipendente da questo amico nemico, diciamo che la contrapposizione amico nemico è un altro modo di dire, di, diciamo, di descrivere l'individuazione del soggetto, no? Nel senso che io mi scopro soggetto proprio nell'oppormi a te contro soggetto, altro da me, però in senso politico, nel senso che siamo, cioè tu sei il mio nemico perché mi vuoi di male, cose del genere. E io, la mia identità consiste anche nell'essere tuo nemico. Certo. Ma questo in realtà però è il contrario dell'autonomia, perché invece io, la mia identità come soggetto antagonista, è indipendente da te. Ma se è indipendente da te, come faccio a definirmi soggetto antagonista? Lo stesso essere antagonista, anzi lo stesso essere soggetto, implica un altro soggetto, altrimenti non avrebbe senso, no? Per cui in realtà il concetto ontologico di autonomia è di per sé autocontraddittorio, in un certo senso. Ontologicamente, non praticamente. Del resto Negri dice, non abbiate paura di questo termine, ontologia. Perché? Perché rimanere come rimane lei, basito? Perché con il concetto di ontologia lui addirittura lo intende in un senso materialistico, no? Dice, non abbiate paura di ontologia, perché l'ontologia non è una cosa appunto astratta, ma mi scusi, come diceva quel tizio lì che ha scritto quel saggio sull'Italian Thought, mo le chiacchiere stanno a zero, uno può stare lì fino alla fine dei tempi a dire i miei ragionamenti, questo dicevano pure i postmoderni tipo Deleuze, Guattari, noi parliamo di cose concrete, cose del genere, lo puoi dire fino allo sfinimento, la verità è che tu fai della metafisica, parli di concetti astratti, astorici, perché quando tu porti alle estreme conseguenze il concetto di autonomia, un conto quando cominci a parlare dell'autonomia del politico, parli del soggetto, è un conto quando questi concetti li estendi talmente tanto per cui niente dipende da alcunché, per cui è tutto appunto puramente concettuale e puramente idealistico e metafisico. Questo si vede quando uno appunto legge Impero, queste cose qui, cioè lì veramente. Va bene, io volevo vedere proprio discorso un po' complicato, proprio sull'ontologia, sulla composizione di classe, però è un discorso, perché sono concetti insieme all'autonomia del politico che sono importanti, no? Certo, allora, certo. Ma sono soggetti cardine, diciamo, no? Di questa riflessione operaista. Sì, però fino a un francamente certo punto. Allora, antologia, perché avere paura di questa parola, dice Negri, perché lui dice che l'antologia si intende come lezione materialista dell'essere come produzione. Perché, vabbè. Non mi scusi, no, voglio dire, no. Non voglio ontologia essere ontologia della produzione e quindi degli antagonismi sociali. Ontologia dualista antagonista. Essa si sviluppa nella lotta di classe ed investe in tale modo il rapporto di capitale. Ontologia come dispositivo costituente dell'antagonismo. Ma vedi com'è? Cioè, tu si formano forze soggettive nella storia. Come dispositivo costituente nell'antagonismo si formano forze soggettive, nella storia si produce soggettività. No, io vedi qui rientrano nel fatto che è l'antagonismo che genera l'individuazione, no? Il problema è qui che uno vedi com'è, può parlare tranquillamente di cose anche tra loro opposte, per esempio qui Negri parla di dualismo, dualità, che è una cosa totalmente incompatibile con il concetto di autonomia politica. Perché in autonomia non c'è dualismo, perché il dualismo, anche inteso in modo negriano, no? Che non è dialettico, no? perché tra i due termini, allora, non c'è. Nel concetto trontiano, l'autonomia del politico era
la classe che nega se stessa, come che rifiuta la sua, essere, la sua funzione meramente economica, esatto. E si pone come funzione politica, poi ecco, l'autonomia del politico, poi il partito, quindi il partito, la presa del potere, lo Stato, eccetera. Il problema lo è semplificato in una sorta di algoritmo a capocchia, però è così. Nell'autonomia del politico negriana, come abbiamo detto l'altra volta, è un po' un'altra questione, è l'autonomia del sociale, esatto, perché esatto. Questo soggetto che è un po' che a Tronti non piace, perché dice questa è la negazione del politico, nel momento in cui il soggetto va, si butta nel sociale, si mischia, si diluisce, non è più soggetto e non è più individuabile. A questo punto però, un interrogativo, se è vero che è cambiata la fase e si passa a una fase post-fordista, ha ragione Negri da questo punto di vista, perché l'adeguamento che lui fa teoricamente sarebbe giustificato, no? Perché se si passa dall'operaio massa all'operaio sociale, l'autonomia del politico non si può prefigurare come autonomia della classe operaia di fabbrica, ma è l'autonomia della moltitudine, della classe diffusa. No, il problema è qui a un certo punto. Ma sono parole. No, ma la questione è questa: che qui lo sai che succede? Succede che l'autonomia del politico alla fine si dilata, si diluisce talmente tanto che diventa niente. E lo sa cosa rimane? Te lo dico io. Cosa rimane? La biopolitica. Esatto. Perché qua dovremmo parlare un po' anche delle contaminazioni, non si tratta di contaminazioni, si tratta di una vera e propria colonizzazione. Il concetto di biopolitica ha soppiantato il concetto. Ma guarda, io lo vedo leggendo gli interventi analitici e teorici su vari siti di più o meno tra virgolette di sinistra, teoretica, e lì si vede proprio che questo impianto, appunto, tra virgolette francesizzante, ha completamente obliterato i discorsi lotta di classe, classe operaia, quello del genere. È la biopolitica, e quello è. E diciamoci la verità, questo ci avventura in un discorso molto difficile da fare. No, non è molto difficile da fare, quella è la realtà. Vorrei riprendere. Magari un'altra trasmissione. Mi rifiuto. Segretario, mette a verbale che la mia opposizione ha scritto. Come l'ha scritto? Va bene, poi avete assunto quello lì perché era disabile, era analfabeta per fare da segretario. Io capisco benissimo, ci mancherebbe, non ho niente in conto, però. Almeno uno che sa scrivere. Vabbè, ma quello è automatico. È automatico. No, certe volte me lo scrive. Non si sa bene cosa scrive, no? Nessuno lo capisce. Comunque, guarda, adesso se volessi, noi abbiamo detto che non facevamo una trasmissione didattica, facevamo una trasmissione. Trasmissione per cercare di capire e porre degli interrogativi, non si sa chi, speriamo che qualcuno ci risponda. E anche questo è un intento totalmente inane, diciamoci la verità. Ma lo vogliamo dire perché stiamo facendo realmente questa trasmissione? Guardi, effettivamente, mi scusi, mi permette di, confessare una mia limitazione. No, perché vede, finché noi siamo stati qui a parlare, che ne so, di John Holden, cose del genere, la cosa dal mio punto di vista, non so lei perché lei è passata da queste parti, non so bene per quale motivo, giusto, lei lo fa per riabilitarmi, me l'ho dimenticato, una riabilitazione biopolitica biopolitica sociale, e anche voglio dire, quando io leggo Negri che parla di job, in un certo senso, la cosa è un po', il mio territorio, insomma. Invece devo confessare che queste cose, leggendo Tronti, Negri, mi risultano totalmente oscure. Cioè, vedo un linguaggio criptico, esoterico, anzi, oserei dire, misticheggiante, che questo accomuna sia Tronti, sia Negri. E questo linguaggio misticheggiante arriva Io nel televoto promuoverei Tronti.
Ma sì, promuoviamolo perché comunque lui attribuisce Anche un'importanza. noi siamo per il partito. Perché noi anche siamo d'accordo sull'importanza del partito, perché il movimento, cioè, voglio dire, tu non puoi fare come fa Negri, che prima, no, in impero, come dire, parli in maniera, non dico sprezzante, ma un po' sminuente nei confronti dei movimenti, di Seattle, dicendo che non hanno concluso granché perché non erano abbastanza internazionali. E poi dopo, quando ti fa comodo parlare di gilet gialli, perché non so bene perché, te ne riesci dicendo che questo è un movimento internazionale. Ma stiamo scherzando? Più internazionale del popolo di Seattle, cosa c'era? Sì, lei ha ragione. Io però mi stavo facendo una riflessione proprio su quello che diceva No, lei. scusami, volevo concludere. Questa è una mia limitazione, cioè effettivamente tutto ciò mi è totalmente oscuro. Voglio dire, mentre Deleuze e Guattari, da un certo punto di vista, non erano oscuri, perché facevano un Erano di discorso. oscuri. Gli oscuri, Dioscuri, Dioscuri, guarda, Dioscuri. lei è impagabile, Sono impagabile. abbastanza. Ma Bologna. che non Bologna! Bologna non mi Voglia, paga. mettiti Bologna. una mano sulla coscienza. Ma lì c'era invece un discorso autonomo, filosoficamente autonomo, che nella sua, diciamocela, assurdità aveva una sua coerenza. Invece qui abbiamo un discorso che, tra virgolette, è molto più serio dei discorsi di Deleuze e Guattari. Ed è un discorso che però allo stesso tempo è lo stesso, un discorso esoterico, misticheggiante, ontologico. E io sinceramente non so cosa dire, non so Ecco, io cosa dire, su questo letteralmente, stavo riflettendo, letteralmente, mi no? dispiace. Perché lei è un analitico. Quello che dici riporta un po' alla discussione, alla contrapposizione fra i cosiddetti analitici e continentali. È ovvio che Negri proviene da una cultura continentale, no? Sappiamo la sua formazione, ce l'ha spiegata bene la storia del comunista, no? Che noi abbiamo letto, poi è uscita anche la seconda parte, no? Che lei avrà letto Ah, senz'altro. seconda parte. Ma Certo, quello c'era un un mattone bel così. tomazzo così. Lui viene fuori da questa tradizione continentale. È ovvio che uno come lei, che ragiona in maniera analitica, fa Guardi, ci vado piano. fatica a comprendere come l'ontologia, come si possa legare a Sì, perché un'analisi vede, della società e a a una prassi politica, insomma. noi ragazzi, allievi di come Bertrand Russell Bertrand Russell. o di Voltaire, siamo abituati a pensare alla metafisica, all'ontologia, come roba, diciamo, Noi un che po' ci siamo un po' letti posticcia, Carnap, Schlick, no? cioè Noi abbiamo la scuola di Montesilvano, Vienna, Montesilvano, provincia di Vienna. Vienna. No, Per dico, noi è un discorso un po' oscuro, è per quello che stiamo no, nel qui, per senso che noi cercare di eravamo capire perché abituati. questo discorso così oscuro ha coinvolto una No, così ampia parte ma di. questa è una domanda tendenziosa. Perché ha coinvolto tanta gente, insomma? Questa è una domanda Perché ha tendenziosa. caratterizzato un'epoca? Perché questo adesso lo dobbiamo dire, E che ne so io, me lo chiedi? perché comunque, Non ne ho la minima idea. come dicevamo l'altra volta, Tronti non ha lasciato grosse tracce dal punto di vista dell'organizzazione, della militanza, è un po' della storia, no? Se vogliamo, dell'Italia degli anni 70. Negri e compagni, me Sì. compreso, perché allora anch'io ho avuto un qualche trascorso con questi compagni, Io diciamo no, qualche così, cosa molto superficiale, ci ma. hanno messo la faccia e ci hanno messo anche di più della faccia perché molti sono andati in È galera e vero. molti hanno continuato le loro riflessioni in galera, molti si sono dovuti Lo so, dileguare, sono dovuti scappare. Nel però. senso che questa ontologia, questa metafisica, ha prodotto una materialità di eventi che si è concretizzata in cose tangibili, insomma. Ho capito, però Anche se bisogna anche poi sono trovare un rimaste bilancio. minoritarie, perché questa moltitudine Non è mai, non purtroppo. si affaccia mai, sta sempre, arriva sempre, non arriva mai, stiamo aspettando sta moltitudine. E come Ecco. diceva un nostro caro zio, a medio termine saremo tutti morti, cioè voglio dire, perché uno sta qui e aspetta, no? Questa manifestazione, cioè, come dire, negrianamente. Non ci dobbiamo opporre, no, per dirti, all'internazionalizzazione, alla globalizzazione, alla disseminazione, alla deterritorializzazione, perché proprio attraverso questa specie di espansione, questo
questo nomadismo senza centro, senza vettori, senza direzione, che si arriverà, no, al nuovo soggetto, un soggetto migrante. Diciamo, ma l'esodo, vogliamo parlare dell'esodo? Aspetta, lasciamo stare l'esodo. Se ci comprichiamo la vita. La questione appunto è che uno aspetta, alla fine saranno tutti morti. Per non parlare del fatto che poi, diciamoci la verità, qua scadiamo veramente in un cortocircuito ideologico, mi scusi, veramente mefitico, in cui praticamente l'internazionalismo, il trans confine e cose del genere, la disseminazione è positiva di per sé, appunto, ontologicamente, no? E quindi chiunque cerchi di, che ne so, di tamponare qualche perdita di diritto con l'unico mezzo attualmente possibile, cioè attraverso una modulazione della sovranità nazionale, fa la figura del fascista e del nazista, anzi, di quello che praticamente è praticamente un nazista. Perché? Perché, come dice Neri, il nazionalismo è quello che porta alle guerre, imperialismo, genocidio. Ma questa visione, mi permetto di dire, è una visione che Neri condivide con il liberalismo politico, che dice questo, dice: ragazzi miei, i diritti sono una cosa bella, però l'importante è, come dire, l'affermazione dell'ordine economico. Quindi la questione politica lasciamo da parte, che è una cosa che, se ci piace, ce la facciamo, se no la togliamo. E quello che succede è questo, che poi appunto alla fine gli storici, quelli anche famosi, che ti dicono che il nazifascismo non è stato, come certi vecchi comunisti rimbambiti credono, uno strumento, no, del capitale per reprimere varie situazioni di pericolo da parte di movimenti più o meno rivoluzionari, più o meno comunisti, più o meno socialdemocratici, che minacciavano proprio, come diceva Engels, qua in pratica noi non dobbiamo fare niente, il potere ce lo stanno dando proprio i liberali, perché noi vinciamo le elezioni, il potere, cioè non dobbiamo nemmeno più fare... No, il nazifascismo è una reazione a che cosa? Alla rivoluzione d'ottobre, cioè alla bestia asiatica. Come dire, citando lo surdo? No. Sto citando, non mi ricordo chi, no, guardi che queste teorie non sono teorie di Maggio, no? Sono teorie, questa è la guerra civile europea, una teoria assolutamente ufficiale, storiografia soprattutto tedesca, ma non mi ricordo il rappresentante maggiore di questo tipo di visione. In questa visione è nota il cortocircuito. Questa visione in effetti è totalmente congruente con una visione, tra virgolette, operaista, perché dice che effettivamente l'area è stato il soggetto antagonista, la classe lavoratrice, che ha provocato, creato la reazione da parte del capitale. Quindi, solo che cambia la prospettiva, dal punto di vista operaista gli operai ci hanno ragione, dal punto di vista liberale invece ci hanno ragione non i nazisti, perché i liberali si rifiutano di accettare questa responsabilità, no? C'è un bellissimo libro che ho letto di recente su questo approccio storiografico relativamente nuovo a rapporto tra cultura, politica liberale e nazifascismo, no? Ma lasciamo perdere. Questi cortocircuiti purtroppo sono fatali. Perché? Perché quando si va nell'ontologia, quindi quando si va nel campo delle idee platoniche o hegeliane o gentiliane, quello che vuoi, che poi si incarnano nella storia, anzi si immanentizzano nella storia, lì, capisci, tutto è possibile, perché, come dire, le idee in fondo sono parole che tu puoi gestire come vuoi. Sì, io ne parlavo proprio col tassista, il mio amico tassista pakistano. Facevamo questi discorsi. Tassista ebreo polacco newyorkese, cos'è? Lo conosco tutti.
E che diceva il tassista su che cosa vuoi? Mi ricordo l'antologia. Infatti io gli ho chiesto, ma tu a questa storia dell'autonomia sociale all'antologia, ma ci credi? Lui ha detto... No, perché minchia questo, voglio proprio sapere cosa ha detto. Perché lui era convinto... Lui ha detto, ma io me lo sto chiedendo da un pezzo, ma non trovo risposta. E poi ha detto, le vie di Allah sono infinite. Ah, ma non quindi è vero. Io ci vedo, lei ha fatto questo parallelo col nazismo. Io vedo un rapporto tra la religione adesso... e l'operaismo. Certo che c'è un rapporto. È fideismo da questo punto di vista. No, ma c'è un rapporto molto stretto. Non è soltanto superficiale, linguistico, come quello che dicevo io, sul tono molto mistico che hanno... Che no, perché qui c'è un processo deduttivo dell'operaismo che a me non mi ha mai convinto, insomma. Sì, perché è un processo deduttivo astratto. Basato su categorie, no? Però uno dice, ma quali strumenti puoi usare allora tu per fare politica e per fare analisi della società? Quali strumenti puoi usare per fare la militanza, la prassi politica, per fare le lotte politiche? Cioè, da che cosa parte la tua analisi? Ma guarda, non lo so, come del resto pure Tronti diceva, non chiedetemi un vademecum di come si fa la rivoluzione, però almeno partire da un'analisi storica, che lo so che è brutto, che è tanto liberale fare della storiografia tra virgolette scientifica, no. Però almeno partiamo dai fatti, perché come dice giustamente qualche critico... empirica, scientifica della realtà ovviamente è indispensabile. Non ha nulla a che vedere con questo tipo di procedimento perché come minimo devi accettare che la realtà è complessa e non può essere tutta spiegata in un quadro esaustivo. Certo, perché se lo fai... Quando si parla di categoria, la semplificazione è proprio questa. Sì, ma la semplificazione è ovvia. Però, il marxismo è la lotta di classe, la società il sol dell'avvenire, il mondo futuro, non è anche questa una narrativa, no? In qualche maniera. Ma certo, però... adesso non è che noi possiamo stare veramente qui a... Noi partiamo da concetti elementari. Siamo comunisti, che significa essere comunisti? Non ne ho la minima idea, perché lei è comunista. Non lo so, lei è comunista? No. Non credo proprio. Cosa significa volere una società di eguali dove non ci sia più lo sfruttamento capitalistico? È una missione che ci siamo posti? È semplicemente un qualcosa che ci investe come classe, come soggetto? O è un passatempo la rivoluzione? Che cos'è? È un presupposto etico? La società è cattiva, la vogliamo migliorare? Va bene, come si fa a migliorare la società? Innanzitutto, come si fa? Ma guardi, non lo so, però innanzitutto bisogna, come si potrebbe dire, come minimo capire quello che sta succedendo. Non so no, se io credo spiegare. Che comunque alla base di questo ci sia l'idea del ruolo dell'intellettuale, no? Nella sì, società. Ma la questione è questa, che noi abbiamo... Altrimenti uno come Negri, come Tronti, insomma, che posizione avrebbe dovuto avere nella società? Ma guardi... Avrebbero insegnato all'università? No, basta. C'è da apprezzare che loro non hanno fatto come i mandarini francesi, no, la Foucault della psicoterapia, che si sono goduti posizioni di prestigio sempre, però contemporaneamente facendo i ribelli, no? Ma perché loro hanno detto chiaramente la conoscenza, la dialettica, il sapere non è qualcosa di statico, è un qualcosa che si acquista nella prassi, nella pratica, nell'immersione nella realtà, conflitto. Ma vede lei com'è la questione? Tutto ciò significa tutto e il contrario di tutto, perché è ovvio che... Tutto questo in apparenza è giusto. Quando siamo ovvio... arrivati di... sono 3 ore che stiamo parlando. No, non sono 3 ore, non si preoccupi, tralasciamo queste pinzillacchere. La questione è che tutto ciò è troppo vago, capisci? Certo che qualsiasi cosa... Non si è usando la conoscenza, ma qualsiasi cosa
sia attinente all'essere umano, certo che riguarda sempre la collettività, la società, perché non esiste niente che non sia all'interno di un contesto sociale. Io credo che l'operaismo abbia soddisfatto un bisogno di una certa narrativa, no? Lei deve dire narrazione. Narrazione. Perché questo è anglicismo, narrative. No, mi scusi, no, mi ha fatto bene a riprendere, perché io uso narrativa in maniera impropria. Yes, avesse bisogno di questa narrazione. Ma avevo, no, ma in realtà... Ed era consona all'epoca che stavamo vivendo, no? No, ma no, su che questo... Che è un'epoca di incanto, mentre oggi è un'epoca di disincanto. Vabbè, no, voglio dire, no, ma su questo in realtà non sono propriamente d'accordo. È perché... una fase produttiva, diciamo, no? Perché il lavoro in realtà... Spengleriano. Ma sì, certo. Sono sicuro. Voglio dire, perché, no, in realtà io non sono perfettamente d'accordo su questo, perché? Perché in realtà il lavoro dell'intellettuale è sempre indispensabile. È proprio per questo che è un peccato quando l'intellettuale, invece di fare il suo lavoro, che dovrebbe essere quello di interpretare la realtà e poi in qualche modo, a seconda della prospettiva politica, poi può dire, compagni, qua la situazione è questa, bisognerebbe fare questo e questo, oppure, compagni, la situazione è questa, fate quello che volete, oppure, compagni, la situazione è questa, siamo tutti contenti, questo è il migliore dei mondi possibili. Il ruolo dell'intellettuale è fondamentale, perché noi dobbiamo autorappresentarci la realtà, no? È naturale, è ovvio che da qui arriva la questione del ruolo dell'intellettuale d'avanguardia o dell'intellettuale rivoluzionario o dell'intellettuale al servizio del potere. Ma qua c'è un aspetto anche messianico, però, dai. Naturalmente, il problema sorge quando l'intellettuale, come si potrebbe dire, purtroppo ormai in una situazione di post pensiero aspira a creare la realtà, non so se mi sono spiegato. Questo quando io leggo appunto l'intellettuale di sinistra, ma di sinistra non così, ma così, uno che si è fatto pure la galera, che praticamente se ne esce con le storie, no, in cui dice che il riscaldamento globale non c'è una bufala per il mirante, non so che tipo di cospirazione di autoritarismo, cioè, lì chiaramente vedi com'è, cioè lì ci si trova di fronte a una questione che se uno... Mi scusi, ma qua apriamo un altro capitolo. Naturalmente. Forse è meglio non andare avanti. C'ha ragione, ragione. Io concluderei con le parole di Alfonso Berardinelli. Questo nome non mi è nuovo, l'abbiamo frequentato. Questo è un po' come dire... Però guardi, lei mi ha deluso però stasera, mi ha deluso perché la vedo molto, molto, molto pregiudizievole. Non lo so, di qualcosa. Lei ha dei pregiudizi nei confronti di qualcosa. Come lei, uguale. Pure io? Sì. Ma perché nei confronti di qualcosa? Ma lei non ha dei pregiudizi, lei proprio ha dei giudizi ben fondati che però non vuole esprimere. Perché? Perché ha paura. Ha paura che la comunità... La moltitudine le venga a casa e le invada la casa e pretende pure che gli faccia la frittata. Oh, vabbè, se di 10.000, che cazzo, scusi, diceva che è Berardinelli. Quando mi calo il passamontagna sento il calore della comunità montana. Vabbè, non so, mi è venuta così. Guarda che questa è venuta così. Ma non lo so, il dominio è quindi lo so, però a qualche volta. Perché, vabbè. Beh, no, voglio dire, con queste parole dell'esimio Alfonso Berardinelli che ho preso sul foglio, che quindi mi serve un po', come si dice, non una profanazione, come si dice? Bestemmia. Una sorta di bestemmia, insomma, citare il foglio quando si parla di operaismo, però a me piace tanto questo che scrive qua, io lo voglio leggere. Se uno dice che praticamente... Questo è un filosofo di destra, eh? Ecco gli autori in ordine di età: Mario Tronti, Toni Negri, Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, tralasciamo gli ultimi due. Esposito stesso, guarda di Esposito sull'Italian Tot, perché lui ha scritto. Lui ha lanciato questo concetto.
portabandiera, coordinatore e ora propagandista. Che cosa hanno in comune di così prezioso per l'Europa, un'Europa vista da fuori, questi filosofi? Secondo Esposito hanno di comune e di ottimo due cose: la biopolitica, che viene da Foucault, e il fatto di essere italiani, Schietti, eredi di Machiavelli, Vico, Vincenzo Cuoco, Croce, Gentile, Gramsci. Insomma, biopolitici, come il Faux, ho detto bene, come il Faux, come il Faux, come il Faux, viaggiano internazionalmente ad alta velocità sui binari costruiti dalla French Theory, e insieme ricchi, più dei tedeschi e dei francesi, di senso della storia e della politica, cioè, secondo Esposito, nemici delle astrazioni. Ecco. Questo è un po' troppo. Non so definire Esposito, ma certo è che Tronti, Negri, Agamben e Cacciari, anche se impugnano la indefinita biopolitica come paletta segnaletica, qui si parla di nuda vita e di vera morte, sono piuttosto metafisici, o neometafisici, o metafisici impropri, nel senso che la loro politica slitta sempre in ontologia, in discorso sull'essere. Chi non li ha letti li legga, almeno li assaggi, ma per favore, senza pregiudiziale, senza farsi impressionare alle formule incomprensibili. Senza pregiudiziale rispetto, pregiudiziale di aggettivo, rispetto pregiudiziale. Ah, senza nessuno pregiudiziale? Vabbè, l'operaismo italiano anni 60, prima tappa, secondo Esposito, dell'Italian Thought, era un'ontologia della purezza con unità operaia, immune dalla cultura e perfino dalla vita sociale. Una teoria priva di contenuto empirico, una deduzione gentiliana da Marx, la classe operaia come atto anticapitalistico per definizione, quindi a prioristicamente vittorioso. Di storico e di politico lì non c'era niente, se non una perentorietà gestuale. Da allora l'ontologia operaistica di Tronti, nella sconfitta o tramonto storico della classe operaia, si è rivelata senza pudori come attesa mistica in stile San Giovanni della Croce. In Negri la dissoluzione della classe operaia classica è vista come un incremento planetario delle potenzialità eversive, liberatorie di un essere sociale indiscriminato, illimitato e senza forma. Nell'ultima pagina del suo bestseller Impero, Negri, pensando ai suoi black bloc, scopre anche San Francesco. Cioè, io lo so, mi inchino. Non è che ti inchino, non si inchini. Però diciamo la verità, noi un po' ci siamo ritrovati. Ma sì, perché effettivamente mi dispiace offendere i compagni, ritorniamo al discorso, quando cioè noi, per noi la metafisica è una scienza che studia oggetti inesistenti, cioè mo non ci posso fare niente. Se qualcuno appunto invece trova che la metafisica, che è la stessa cosa dell'ontologia, l'ontologia è metafisica. Anche se Tronti, se Negri dice di no, che è materialismo. No, lo so, però lui lo può dire fino allo sfinimento, non c'è niente di materialistico lì, cioè, capisci? Comunque, va bene, io direi che possiamo concludere così questa trasmissione. Così tristemente, guarda, proprio in maniera veramente strascicata, proprio... abbiamo cercato di dare il nostro meglio, di spiegare a noi stessi oggetto così misterioso. Devo dire che mai come in questo segmento del nostro riflettere, lasciamo perdere, mai come in questo momento siamo riusciti a dare un'idea ben precisa, icastica e, devo dirlo, come si potrebbe dire, ben delineata del nulla, proprio della totale assenza di senso e della totale inanità di qualsiasi tipo di proposizione, di ragionamento, di riflessione. Ecco, siamo riusciti a trasmettere, ma lo abbiamo detto molto bene. No, meglio, non abbiamo detto nulla, ma l'abbiamo detto senza dirlo e in maniera totalmente convulsa, indefinita e incomprensibile. E spero che appreziate. Direi che io mi sono impappinato qualche volta perché. Spero che appreziate. Perché volevo spiegare a me stesso una cosa che non sono mai riuscito a spiegare. Però non fa niente. Ormai quei poveri disgraziati che seguono questi video conoscono questa sua debolezza. Come dire, lei è un illuso che ritiene ancora che possa avere un senso discutere con le persone. Non serve assolutamente niente, glielo dico ma tanto io. Glielo dico io. E tu,
Vabbè, tutto ciò è inane, l'abbiamo già detto, e quindi possiamo concludere. Inane. Vada, per favore. Vado a spegnere. Mi faccia un favore. Vado a spegnere la crocco. Spenga... Rimandiamo la sigla. Non è possibile. Spenga il ordigno. Comprate Spinoza Rosso Sangue. Ma anche no, perché tanto. Arrivederci a tutti.